Salve a tutti, bentrovati, buonasera. Oggi parliamo di concorsi pubblici, non tanto della normativa che li riguarda, ma di come prepararsi. Quindi alcuni consigli e suggerimenti rivolti soprattutto a chi segue le mie indicazioni o sta seguendo i corsi o è interessato a seguire dei corsi, o anche vedremo a chi non è interessato a seguire particolari corsi, ma ha necessità o vuol ricevere qualche consiglio utile per una corretta preparazione. Quindi vediamo un po' quelli che possono essere delle indicazioni anche pratiche e operative, e poi rispondo anche ai vostri quesiti in diretta se volete formularli. Quindi vediamo un po'. Intanto, chi sono? Simone Chiarelli, sono dirigente di enti locali dal 1997 nella pubblica amministrazione e anch'io ho fatto i miei bei concorsi, il primo per categoria di 1, istruttore, poi per categoria di 3, funzionario e infine dopo 5 anni di funzionario per dirigente. Attualmente appunto sono dirigente da 12 anni nella pubblica amministrazione. Come percorso di studi ho una laurea in giurisprudenza, una in economia e commercio, un dottorato di ricerca in diritto pubblico e sono autore di commenti e, diciamo, sia su social sia su testi, libri e riviste elettroniche, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo, che è la mia passione, principale. Faccio corsi per la preparazione ai concorsi dal 1997 circa, in contemporanea con i primi corsi che facevo. E periodicamente, appunto, mi piace cimentarmi in queste tematiche e magari vedere persone che riescono a diventare colleghi grazie ai contributi. Allora, quali sono le domande che ci si fanno nell'approccio ad un concorso? Se, come e da quali concorsi iscriversi? Questa è la prima domanda fondamentale. Allora, lo dico perché molti di voi mi scrivono, mi chiamano, io mi sono iscritto al concorso, mi sto preparando per il concorso in regione, mi sto preparando per il concorso nel comune lì che mi piace tanto, vorrei vincerlo perché è vicino casa. Opinione personale, è un errore metodologico. Ci si iscrive a tutti i concorsi per i quali si pensa di avere una buona preparazione, forse anche ad altri. Perché? Perché la preparazione ai concorsi ruota anche in termini di statistiche, di probabilità. E Gianluca, fantastico. E più se ne fa, più si ha possibilità di vincerlo. Perché nonostante un'ottima preparazione, io ho varie componenti casuali. La commissione è formata da esperti in contabilità e finanza e quella è la materia che non mi piace. Non riuscirò a vincere. La commissione è fatta di esperti sugli appalti e i contratti e fanno domande soprattutto su quel tema e a me non piace. Quindi si punta ad un concorso, ma ci si prepara per i concorsi di un determinato profilo o di un determinato settore. E se non è il primo, sarà il terzo, il quarto, il quinto, si riesce quasi sicuramente a vincerlo se si ha una buona preparazione. Serve la partecipazione ad un corso di preparazione ai concorsi? La mia risposta è dipende dalle statistiche che volete e le probabilità che volete avere di vittoria ad un concorso. Lo spiego. Se io partecipo ad un concorso senza studiare niente, semplicemente mi presento alla preselettiva, una preselettiva a quiz, ho il 5% di possibilità di passarla. Perché i quiz sono fatti di intuito, sono fatti di fortuna, sono fatti di nozioni che magari posso aver appreso qua e là, potrei passare. Ovviamente la probabilità di passare anche la prima prova scritta, la seconda prova scritta e l'orale senza preparazione è pari a zero. Quindi posso avere una percentuale che poi si annulla nelle prove successive. Se io studio un libro, la probabilità di superare la preselettiva passa dal 5 al 15-20%. Così come ho una buona probabilità di passare anche la prima seconda prova e l'orale, che mi rimane intorno al 10-15%. Ora sono cifre così a caso, tanto per far capire come ragionare. Se affianco alla lettura di un testo, di un libro, la preparazione tramite un corso, il corso mi consente di selezionare fra le tanti argomenti di esame quelli più importanti, mi dà un approccio pratico, mi fa
capire delle 1.000 pagine quali sono quelle più importanti e quelle meno, e quindi la probabilità passa magari dal 30, 40 al 60, 70%. Se oltre al corso ed oltre al libro approfondisco con le norme, con i quiz e soprattutto uso un metodo corretto, 2 o 3 ore al giorno, tutti i santi giorni, nessuno escluso, allora arriva una percentuale molto elevata, che non sarà mai il 100%. Non esiste la possibilità di vincere un concorso al 100%. Sarà il 90, sarà il 95, sarà l'85. Ecco perché una probabilità del 90% ripetuta su 10 concorsi è certezza, statisticamente. Quindi io vi dico sì, aiuta, non è indispensabile. Si può vincere i concorsi anche senza partecipare a dei corsi. Quali libri comprare e dove trovare il materiale? Allora, anche sui libri, chi mi segue sa che ho una preferenza sulle edizioni Simone, ma potete trovare anche altre edizioni, quindi scegliete voi quello che è il vostro approccio personale. Perché le edizioni Simone? Le edizioni Simone sono leggermente più difficili come primo approccio, quindi la prima lettura diventa eostica, ma nel medio-lungo periodo hanno una resa migliore, sono schematici, sono approfonditi, hanno degli approfondimenti anche di aggiornamento che altri testi, a mio avviso, non hanno, che spesso altri testi, diciamo più semplici all'inizio, sono una parafrasi della normativa. Come studiare? Un po' ve l'ho già accennato. A mio avviso, poi lo vedremo in fondo, occorrono dalle 2 alle 3 ore al giorno minimo, non molte di più, 8 ore al giorno è improduttivo, meno di 2 ore è improduttivo, quindi un range intermedio, per 4-6 mesi, non di meno. Non si riesce ad avere una preparazione se non in un arco di tempo di 4-6 mesi, perché occorre metabolizzare, perché occorre studiare, ripassare, rileggere più volte gli stessi testi. Quindi 2-3 ore al giorno, 4-6 mesi, si arriva all'eccellenza della preparazione. Allora, come ci si prepara? Ci si può preparare o tramite materiale gratuito, oggi in rete si trova tanto, materiale video, io molto spesso nei social che vi consiglio, vi segnalo webinar, io stesso almeno una o due volte al giorno faccio dei video gratuiti sul mio canale che potete utilizzare e che nel 90% dei casi riguardano il diritto amministrativo e quindi esiste la possibilità di trovare questo materiale video anche di buona qualità. Esistono testi e commenti, slide, materiale principale, materiale di studio, di analisi. Esistono quiz e prove, quindi molto materiale per esercitarsi quiz. State attenti perché qualche materiale gratuito che trovate in rete non è certo che sia aggiornato all'ultima normativa. Quindi mi capita chi mi dice: ho fatto un quiz, non riesco a trovare la risposta giusta perché magari era il vecchio codice degli appalti, quel quiz non è aggiornato. Quindi è molto pericoloso andare a cercare il materiale gratuito di quiz e prove se non si ha una ottima preparazione. Quindi quiz e prove soltanto alla fine. E leggi e normativa che si trova ovviamente gratuitamente in rete. Quindi esiste una prima strada, quella del gratuito. Se siete in grado, avete una preparazione, magari avete una laurea in giurisprudenza, in diritto amministrativo, avete studiato il libro, siete a un buon livello, provatela. Assolutamente non si paga, non si spende se si può fare gratis. Esiste una seconda strada, che è quella di manuali e testi, vi dicevo io, Edizioni Simone. Sì, poi vi mando anche slide reperibili e affidabili su internet. Nel gruppo, poi vedremo Facebook, vi manderò dopo questa diretta, queste slide per approfondimenti. L'altra soluzione è quella di fare un investimento, più o meno costoso, ma a quel punto ho materiale coordinato, omogeneo, che è dato da manuali e testi. Non sempre vi basterà un solo libro. All'inizio vi sconsiglio di prenderne più di uno. Basta un testo base per la preparazione ai concorsi. Poi, quando arrivate al quarto mese di preparazione, magari lo affiancate con un altro testo e seguire uno o più corsi. Poi lo vediamo. Allora, vediamo un po' le prime domande. Quindi, vincere un concorso dopo uno studio di sole 3 settimane è eccellenza? Dipende, diciamo, può essere eccellenza, può essere fortuna. Può essere raccomandazione, non so, diciamo, in 3 settimane a mio avviso non ci si prepara, neanche se vado in clausura e studio 24 ore, al giorno. 3 ore per 3-4 mesi, sì, ripeto, 3 ore al giorno, tutti i santi giorni, per 3-4
4 mesi, compresi i sabati e le domeniche, si arriva all'inizio dell'ottimo della preparazione, che secondo me poi dopo dovete mantenere per un altro paio di mesi, quindi 6 mesi, dai 4 ai 6 mesi, poi dipende molto da voi, dal pregresso, dalla capacità di apprendimento, dalla voglia, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, intanto fate pure domande che io intermezzo la descrizione con le domande. Come detto, se volete scegliere la prima strada, quella del tutto gratis, io vi metto a disposizione questo materiale. Allora, qui trovate un indirizzo internet dove c'è il mio materiale audio, video e testuale. Trovate corsi di formazione gratuiti sulla piattaforma formazione.omnivis.com. Trovate un gruppo Facebook gratuito dove potete scambiarvi anche fra voi materiale, commenti e quant'altro. Trovate il mio canale YouTube con tutti i video che realizzo. E qui ci sono i link, c'è anche un gruppo Telegram, ci sono gruppi WhatsApp, insomma, ci sono varie occasioni. Il rischio di avere tante occasioni e tanto materiale è che dovete avere voi una buona capacità di organizzazione, perché ora, a differenza di 20 anni fa, si trova anche troppo materiale. Sapere quale è buono, quale non è buono, è l'elemento che fa la differenza. Serenella dice: serve la motivazione, sicuramente. Se decidete di partecipare a un concorso, io ve lo dico subito, o tenete a conto 3 ore al giorno per 4-6 mesi, altrimenti non prendete questa strada. Perdete tempo, spendete soldi, spendete tempo inutilmente. Ci vuole una motivazione, i risultati arrivano. Se non c'è la motivazione, ovviamente è meglio andare così, uno prova, se c'ha fortuna bene, se no non ha investito niente. Con le sospensioni dei concorsi ho avuto un crollo di motivazione, Luca. In parte può essere vero, in parte molti mi scrivono dicendo che hanno avuto una ipermotivazione. Perché? Perché erano corti, cioè erano al primo o secondo mese di preparazione e avevano le prove a marzo, aprile, maggio. L'aver rinviato le prove gli ha consentito di avere quei 4-6 mesi che non avrebbero avuto. Quindi dipende, c'è chi magari era pronto per fare le prove, quindi questa sospensione un po' ha ritardato, perché, giusto la tua osservazione, quando uno arriva all'ottimo della preparazione, dopo 4-6 mesi la deve mantenere. Non può dire, ok, adesso sono all'ottimo, smetto di studiare. No, dovrà continuare, non dico 3 ore al giorno, ma 1-2 ore al giorno, per rimanere all'ottimo della preparazione. Altrimenti il nostro cervello elimina tutto. Nell'arco di 2 o 3 mesi voi dimenticate qualunque cosa. Chi, diciamo, ora pensa a cosa ha studiato alle superiori, probabilmente ricorda poco. Chi pensa all'ultimo esame universitario che ha fatto, probabilmente ricorda poco, perché funziona così. Noi condensiamo, concentriamo e se li sappiamo sfruttare bene, altrimenti dobbiamo tenere in esercizio la nostra preparazione. Per dare supporto agli organi politici è necessario conoscere anche i dettagli circa le modalità della loro elezione. Questo è un aspetto di dettaglio che il corso mi aiuta a capire. Ti direi già di no, nel senso che non conta tanto l'elezione per, diciamo, come materia d'esame. Poi quello dipende molto dalla commissione. Generalmente la materia della elezione degli organi è una materia secondaria, dove io nel corso l'affronto en passant in 5 minuti. Perché il sistema elettorale, piuttosto che il consigliere anziano, piuttosto che la lista, eccetera, eccetera, è particolarmente noioso, mnemonico e del tutto poco significativo come principi del diritto. Andiamo avanti con, vi dicevo, il sito internet dove voi trovate chiedi al docente gratis. Questo anche se non siete iscritti a nessun corso. Vi potete iscrivere gratuitamente a questo sito, cliccare su chiedi al docente e formulare qualunque quesito per la vostra preparazione. Vi ripeto, anche se la state facendo gratuitamente senza l'iscrizione ai corsi che seguo io. Così come su questa piattaforma voi trovate, vedete qui in alto, corsi gratuiti. Quindi ci sono diversi corsi a cui registrandovi gratuitamente potete accedere e fruirne se volete fare il percorso A. Allora, che concorsi ci sono in giro? I concorsi si possono dividere per profili e per enti. Quindi abbiamo concorsi per amministrativo puro, concorsi per amministrativo contabile, concorsi per tecnico, varie tipologie di tecnico, geometra, architetto, ingegnere, assistente sociale, diciamo, tecnico è specialista di una determinata materia. Allora, io preparo prevalentemente
sull'amministrativo e l'amministrativo contabile, che sono abbastanza indifferenti. Per tecnico, chi fa concorsi per tecnico ha comunque una parte di amministrativo che deve studiare, quindi i corsi vanno comunque bene anche per il tecnico, perché diritto amministrativo, diritto degli enti locali, appalti, trasparenza, lo deve conoscere, ovviamente ad un livello diverso e minore dell'amministrativo, ma li deve comunque conoscere. E poi ricordatevi questo concetto che io esprimo spesso nei miei commenti e nei video che faccio. Voi non dovete puntare come alle superiori o all'università al 18, ma nel mio bando non ci sono gli appalti, quindi non li studio. È una sciocchezza, fatevelo dire in maniera esplicita, a me piace essere diretto. È una sciocchezza. Voi non è che dovete puntare alla sufficienza, con la sufficienza non si entra in un ente pubblico. Voi dovete puntare a vincere. I concorsi si vincono, non ci si classifica in graduatoria. La graduatoria non serve a niente. Anche perché durano 2 anni e anche perché scorreranno più lentamente di prima. Quindi si punta a vincere e per vincere bisogna conoscere tutte le materie, anche quelle che non sono nel bando. Ammesso che non sia nel bando, perché molti si fanno entrare in inganno. Quando nel bando trovate scritto diritto amministrativo o diritto degli enti locali, c'è tutto, ci sono anche gli appalti, c'è la parte finanziaria, c'è la contabilità, c'è tutto. Quindi non vi fate trarre in inganno dal testo delle materie contenute nel bando. Ci si prepara a prescindere dal bando. Ecco perché ci si prepara allo stesso modo a prescindere dal numero di concorsi. Quindi torniamo a noi. I profili sono amministrativo, amministrativo contabile e tecnico. I corsi vanno bene per tutti questi profili. Dopodiché io li posso fare in vari enti. Allora, prevalentemente i corsi che faccio io sono per enti locali e polizia locale. E vanno bene, diciamo, collimano al 100% per questi enti. Poi ho fatto un corso specifico per la regione. Attenzione, il corso per enti locali non va bene per la regione. La regione ha delle materie in più, costituzionale regionale, i finanziamenti, i fondi comunitari, eccetera, eccetera, e delle materie in meno. Il testo unico degli enti locali non ce l'ha. Poi ha delle materie comuni, appalti, enti locali, pubblico impiego, ok? Quindi c'è una buona sovrapposizione, ma non è completa. Così come il corso che ho fatto per amministrativo nella sanità. Amministrativo nella sanità ha delle sue peculiarità che, diciamo, non si possono acquisire con il corso di preparazione enti locali. Mentre per il momento, ma ci sto lavorando, non ho fatto corsi specifici per l'Agenzia delle Dogane, per l'INPS, per i ministeri, eccetera, eccetera, perché sono un mondo a parte. Lì hanno veramente delle materie utilizzabili solo per quel concorso. Se tu fai il concorso all'INPS devi studiare quelle materie. Se non ti va bene, non riusi quella preparazione altrove. Se tu sei iscritto in 10 concorsi per 10 comuni, quello che hai studiato per il primo concorso lo riusi negli altri 9. Quindi è una preparazione che puoi finalizzare bene. Quella in vari ministeri no. Allora, il primo consiglio che vi do è non fate concorsi in più di 2, massimo 3 enti. Cioè, io posso fare domanda di concorso in 100 comuni, le materie sono le stesse. Se fate domanda in un comune e una regione, raddoppiate circa la preparazione. Quindi il lavoro rimane sempre 2 o 3 ore al giorno per 4 o 6 mesi, ma raddoppiano gli argomenti da sapere o aumentano del 40-50%. ACI ugualmente, Valentina mi dice il concorso ACI, certo, è uno di questi ministeriali, cioè molto specifico. Vi consiglio, se proprio avete interesse a farlo, provatelo, perché non fa mai male conoscere altre materie, ma ovviamente vi distrae dagli altri concorsi. Quindi dovete fare una scelta. Mi piace provare in comune, che è la soluzione migliore perché c'è molta più probabilità di successo e di vittoria. In alternativa, la sanità, ve lo metterei come secondo, soprattutto dopo questo periodo di coronavirus, nel quale molti posti ci saranno anche nel settore sanitario, non soltanto per medici e infermieri, ma anche per gli amministrativi. Ovviamente, quello in regione è importante, ma è a rischio, nel senso che i concorsi in regione ce n'è uno. Voi normalmente partecipate nella regione dove abitate. Perché se vincete in una regione più lontana dovete fare qualche centinaio di chilometri per spostarvi. Quindi, se avete interesse, fate ovviamente anche il corso in regione per più regioni. I miei corsi prescindono dal contesto regionale, cioè il corso per la Toscana vale anche per il Veneto, la Liguria, perché non è legato alla disciplina regionale. Ecco, Concetta mi dice: io sto preparando sanità ed enti locali, perfetto.
Diciamo che la parte sanità è un 30-40% in più rispetto alla preparazione negli enti locali. All'interno degli enti locali noi distinguiamo la polizia locale dagli enti locali in generale. Perché? Perché la polizia locale ha delle materie in più che normalmente nel corso enti locali si fanno solo genericamente. Per segretario comunale diciamo, il corso per enti locali è utile. Ci va aggiunto un bel po' di cose di civile, di organizzazione, management, però diciamo che la base enti locali è comunque utile. Allora, come si affrontano le prove d'esame? Noi sappiamo che le prove d'esame sono queste: una preselettiva eventuale, sempre più frequente perché sono molti coloro che si presentano e partecipano ai concorsi pubblici, poi una prima prova scritta, una seconda prova scritta, una prova orale e una graduatoria, ovviamente, a seguito della media fra le prove scritte e la prova orale. Guardiamo come funziona. Allora, la prova preselettiva c'è se il bando la prevede e normalmente la prevede quando il numero di domande rispetto ai posti messi a concorso supera, ad esempio, di 10 volte il numero appunto dei posti stessi. Esempio, io ho 20 posti a concorso per categoria C. Le domande presentate sono 100 volte superiori, quindi sono 2000 domande. Allora faccio una preselettiva in modo tale che alla prima prova scritta passano soltanto 100 partecipanti. Ok? Allora, normalmente la preselettiva screma, quindi riduce il numero dei partecipanti al 10%. Quindi su 10.000 partecipanti al concorso in regione, che ci sarà di qui a breve, parteciperanno, supereranno la prova selettiva 300-400. Ok? Quindi è a volte la prova più importante. Guardate, non la sottovalutate, perché una volta che voi avete superato la preselettiva, ve la giocate veramente con pochi. Ok? Ve la giocate veramente con pochi. Come prepararsi al meglio concorsi amministrativo contabile in comune? Ora ci vengo. Dopodiché la prima prova scritta e la seconda prova scritta, vedremo come prepararsi. Diciamo che qui varia dal profilo. Nelle categorie C normalmente è un quiz la prima prova scritta e una prova pratica la seconda, la redazione di un atto. Nelle categorie D sono domande e risposta aperta la prima prova scritta e la redazione di un atto la seconda prova scritta. In ogni caso io preferisco insegnarvi, prepararvi per tutto. Perché? Perché anche le categorie D, che magari hanno la prima prova scritta a domanda aperta e la seconda prova scritta redazione di un atto, se devono fare la preselettiva è a quiz, quindi ti devi comunque preparare per i quiz. Non solo, lo dico sempre nei miei interventi, i quiz servono anche per prepararsi all'orale, perché le domande dei quiz sono le domande che vi possono capitare all'orale. Allora, la preparazione è fatta bene se hai una preparazione di approccio ai quiz, che è molto diversa dalla preparazione di approccio alla prima prova scritta, che è molto diversa dalla preparazione alla seconda prova scritta, che, spero che me lo confermiate nei commenti, è quella più temuta, la redazione dell'atto. Il candidato rediga la determina a contrarre l'atto di aggiudicazione, è quella più temuta in effetti, quella più difficile da insegnare, su cui non si trovano libri, testi, materiali. Si trovano tanti atti perché i comuni pubblicano tutto, ma sapere quali sono buoni, quali non sono buoni e come imparare a redigere gli atti, vedremo qual è il percorso che io vi suggerisco, è diverso. Nella categoria C mi è sempre capitata la prima prova con domande aperte. Allora, se fate concorsi, diciamo con pochi partecipanti, è probabile che la prima prova scritta sia domanda aperta. Quando ci sono 500 partecipanti alla prima prova scritta, vi assicuro che la commissione mette i quiz, perché correggere 500 prove aperte è molto, molto complesso. Simone, consigli su come prepararsi per la redazione dell'atto. Io consiglio il corso, lo vedremo avanzato, specifico. La preparazione alla redazione dell'atto non è complicatissima, ma intanto non la si fa nel corso base, ci si deve arrivare con molta calma, non si impara i primi 2 mesi, si impara dal quarto mese in poi. E si impara prendendo a riferimento degli atti, ma soprattutto avendo una mappa concettuale, degli schemi. Anche a me la prova scritta è sempre prova a risposta aperta, oppure tema. Magari scrivetemi quante eravate a partecipare, se siete sotto i 100 ci credo, sopra i 100 dubito. Ok. Dopodiché
normalmente, mediamente a cazzotto, quelli che dalla prima prova e la seconda prova scritta passano all'orale, quindi hanno 21 trentesimi sulla prima prova, 21 trentesimi almeno sulla seconda prova, sono circa la metà. Quindi la metà vengono selezionati per arrivare all'orale. All'orale normalmente passa più del 60-70%, cioè una volta che sei all'orale è più difficile bocciare, proprio ti deve capitare la domanda sbagliata e quant'altro. Quindi alla fine si forma la graduatoria, che vedete appunto è un percorso ad ostacoli selettivo che giustamente, come il principio concorsuale vuole selezionare i migliori facendogli fare prove diverse. E attenzione, prepararsi all'orale è completamente diverso da prepararsi alla seconda prova scritta, completamente diverso alla prima prova a risposta aperta, completamente diverso ai quiz, sebbene l'orale e i quiz abbiano qualche elemento in comune. Infatti, confermate, sotto le 50 persone la prima prova può essere anche a risposta aperta. Allora, quali sono le materie d'esame? Allora, non mi mandate l'email con mi sono iscritto a questo bando e ci sono queste materie, non me frega niente. Ci si prepara sulle materie possibili, non su quelle dello specifico bando, perché se anche non ci sono gli appalti e non studiate gli appalti, voi non vincerete mai un concorso. Magari passate con 21 trentesimi, ma non vincete. A me non interessa formare persone che non riescono a vincere. Allora, uno, la prima materia è il diritto costituzionale. Quindi le norme della Costituzione che disciplinano gli enti locali se fate gli enti locali, la regione se fate regione, la sanità se fate la sanità e la polizia se fate la polizia locale. Comunque le norme di diritto costituzionale. Una, due lezioni su questa materia. Dopodiché abbiamo la ciccia, la parte più importante, che è il diritto degli enti locali, se fate il concorso negli enti locali, che è il diritto regionale, se fate il concorso negli enti locali. Nelle regioni, che sarà la parte sanità se fate il concorso della sanità. Poi abbiamo due materie che ci sono sempre: il diritto amministrativo teorico, l'atto amministrativo, i vizi dell'atto amministrativo, la giustizia amministrativa, il diritto soggettivo, l'interesse legittimo, tutta quella parte un po' noiosa e teorica che però è fondamentale. Senza sapere quella non si capisce il resto. Poi non sempre viene chiesta, ma attenzione, quando studiate ci sono due ordini di materie. Le materie che servono perché mi verranno chieste alle prove e le materie che servono perché altrimenti non capisco il resto. Guardate, sono importanti tutte e due. Anche se non mi venisse chiesto nelle prove che la teoria dell'atto amministrativo, gli elementi essenziali e accidentali dell'atto amministrativo, il diritto soggettivo e l'interesse legittimo, senza quelli non si va da nessuna parte. Anche perché, lo vedrete se seguite i miei corsi sulla parte di preparazione all'orale, all'orale dovete maturare un linguaggio giuridico che spesso viene dallo studio del diritto amministrativo di teoria generale. La quarta elemento è il diritto amministrativo nel procedimento amministrativo, la legge 241/90. Questa è fondamentale. Un terzo dei quiz ruotano sul procedimento amministrativo, l'atto amministrativo della seconda prova ruota sulla 241, all'orale una su tre ruota sulla 241. Quindi la 241 è fondamentale nella preparazione. Poi abbiamo il pubblico impiego. Il pubblico impiego nelle sue varie sfaccettature e accezioni, comprese le responsabilità, i dirigenti. Qui c'è la parte difficile di capire come funziona il rapporto d'ufficio, il rapporto di servizio, il dirigente, il funzionario, questi aspetti teorici poi visti nella praticità, e è però, diciamo, fondamentale. Quindi il testo unico del pubblico impiego, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la programmazione nelle assunzioni, la mobilità, eccetera, eccetera. E poi la materia degli appalti e dei contratti. È probabilmente da 5-6 anni a questa parte la materia centrale dei concorsi pubblici. Perché nei concorsi pubblici la seconda prova scritta, circa il 10% delle domande dei quiz, una domanda su tre all'orale, ruotano su questa disciplina. Perché è quella che consente di spaziare di più, perché è quella che consente di essere più selettivo, perché è quella tecnicamente, da un lato più complessa, ma dall'altro più organica. Non la sottovalutate. Poi abbiamo materie, diciamo, che non si studiano
se non in una fase avanzata. Quindi non fate l'errore di studiare o approfondire la privacy, l'accesso, la trasparenza in un corso base. Nel corso base queste nozioni son complicatissime. Prima consolido la mia preparazione e poi affronto l'anticorruzione, la trasparenza, amministrazione trasparente, l'accesso civico, l'accesso agli atti, l'accesso dei consiglieri, il GDPR, eccetera, eccetera. E la semplificazione amministrativa e documentale, la SCIA, le dichiarazioni sostitutive, i reati della PA e l'anticorruzione e tutte le altre materie, chiamiamole accessorie, secondarie, di approfondimento, non meno importanti, ma a cui arrivo al terzo, quarto mese di preparazione, quando sono ad un ottimo livello di preparazione. Questo è il quadro della preparazione di tutti i concorsi. Ovviamente enti locali, regioni e sanità. Perché se vado a fare il concorso per l'ACI o al concorso per l'INPS avrò tutta un'altra materie completamente diverse e questo diventa veramente più difficile. Come ci può consigliare commentari anche online da utilizzare per lo studio della Costituzione, del TUEL e della 241? Molti ve li ho consigliati, ci sono dei manuali gratuiti di concorsan.it fatti sufficientemente bene. Le mie slide sono completamente gratuite, le potete scaricare, anche se diciamo la slide senza il commento rende poco. Come affrontare lo studio del TUEL? Allora, se intendi lo studio della norma Gian Greco, ti dico non lo devi affrontare. Il TUEL lo si va a studiare al terzo quarto mese. Fino ad allora si studiano gli istituti giuridici degli enti locali, gli organi politici, gli organi tecnici. Il consiglio, la giunta, gli atti amministrativi, eccetera, eccetera. Allora, sui reati della pubblica amministrazione è sufficiente il libro dell'edizione Simone. Non andate a cercare troppo altro, sono rarissime le domande in materia di reati della pubblica amministrazione. Non vale la pena perdere più, a meno che ovviamente non facciate il concorso per polizia locale o altre cose specifiche, però ecco, non ci perdete troppo tempo. Un manuale edizione Simone del 2018 va bene? Vi direi che siete al limite. Io consiglio, ovviamente, edizione 2020, massimo 2019. Già nel 2018 ci sono state delle novità che lo rendono quasi vecchio. Poi bisogna vedere se è gennaio 2018 o dicembre 2018, diciamo. Dicembre 2018 passabile, gennaio vi direi tirate fuori 30 euro e comprate, la nuova edizione. Queste sono un po' le materie, diciamo, viste in una mappa concettuale. Abbiamo diritto pubblico e costituzionale, che è alla base di tutto, di cui fa parte il diritto amministrativo generale e il procedimento amministrativo come segmento. Dopodiché abbiamo la polizia locale, che è una componente del diritto costituzionale, pubblico, amministrativo e diritto degli enti locali. La contabilità e la finanza che fanno parte del diritto degli enti locali, ma più in generale del diritto amministrativo, perché c'è la contabilità dello Stato, delle regioni, il pubblico impiego e elementi di diritto civile e penale. Ovvio che quando fate gli appalti e i contratti, qualche nozione di diritto civile e i reati della pubblica amministrazione vanno saputi, però diciamo che sono un aspetto secondario. Ecco, queste sono le grandi materie che vi trovate in qualunque testo, in qualunque manuale. Allora, dal mio punto di vista, e ora opinioni personali, come ci si prepara per coprire tutte queste materie? Il mondo del diritto non lo affrontate con il concorso, voi affrontate un segmento del mondo del diritto, di cui il libro di testo vi dà una buona fetta, questa in blu, ok? Il corso di preparazione concorsi, sia quelli che faccio io che quelli che fanno altri, non importa chi lo faccia, se è fatto bene, vi dovrebbe in parte spiegare le cose che trovate nel libro di testo. Quindi dovrebbe servirvi a capire meglio le cose che sono nel libro di testo, senza ripeterle, diciamo, dicendole in altro modo, in modo tale che voi vi si accende la lampadina e, oh, ora ho capito, mi è stato detto con parole diverse. Dall'altro, vedete, dovrebbe anche andare oltre il libro di testo, quindi spiegarvi cose che il libro di testo non vi dà, ad esempio tutta la parte pratica, la redazione degli atti, cosa succede concretamente in un'amministrazione. E rispetto alle materie del concorso, nel libro di testo e nel corso di preparazione, voi avete che coprono gran parte delle materie di concorso. Alcune materie probabilmente rimangono fuori. Quelle allora ve le fate per conto vostro.
Potete scaricare il testo, la normativa. Io, per esempio, nei corsi che faccio, non faccio mai le materie nozionistiche, cioè quelle dove c'è da imparare un elenchino. Quello ve lo andate a guardare da solo, o c'è da leggere nella legge tecnica una nozione. Quella ve la fate da voi, ok? Come ci si prepara? Vi dicevo, la mia preferenza è per i testi delle edizioni Simone. Sono tutti molto simili, quindi. Che sia il collaboratore professionale istruttore dell'area amministrativa categorie B e C, o che sia il concorso per categorie C e D, o che sia il manualone per categorie D, sono indifferenti. Ok? Quindi, se anche avete questo e volete prepararvi per D, è abbastanza indifferente. Le edizioni Simone hanno, diciamo, riproducono gli stessi capitoli su per giù allo stesso modo, e a mio avviso non fatto male. Ovviamente. Se è un profilo amministrativo contabile, vi suggerirei questo, che è proprio specifico amministrativo contabile. Se invece preparate concorsi variegati, vi consiglio questo a destra o l'impiegato comunale. Ecco, tendenzialmente io consiglio questi due testi. Cioè, se non avete delle indicazioni specifiche, l'impiegato comunale collegato al quiz per l'impiegato comunale, ovviamente qui vi ho messo l'edizione 2018, prendete l'edizione 2020. Mi sembra vengano tipo 30 euro ciascuno, sono l'investimento più completo perché coprono un po' tutte le materie, i profili e le dinamiche, oltre ad avere anche quiz, mi sembra, sulla preselettiva, sulla lingua e quant'altro. Ok? Allora, come vi dicevo, adesso inizio la parte, diciamo, di illustrazione del percorso a pagamento. Il corso, la parte gratuita l'avete provata, non riuscite ad andare troppo avanti perché ovviamente il materiale gratuito è disorganico, non riesco a inquadrarlo, comporta una buona capacità di selezione e di preparazione. Come vi dicevo, il problema del materiale gratuito non è che non si trova, è che se ne trova troppo. E quindi capire quale è importante e quale è meno importante, e soprattutto trovandolo diversificato non è in ordine. Ok? Quindi si sovrappone, lascia dei buchi. Un corso dovrebbe supplire a questo, cioè non avere buchi, essere in una sequenza anche logica di preparazione. Allora, voi trovate il corso base. Io questo lo consiglio a tutti, sia che studiate per enti locali, ovviamente, sia che studiate per la polizia locale, sia per il concorso in regione, che per il concorso LASL, che per il concorso nell'ACI, perché mi dà la preparazione principalmente orientata ai comuni, ma le materie coprono anche le materie di diritto amministrativo e più in generale l'approccio al diritto, 40 ore in 13 lezioni. Questo, se avete la possibilità, prendetelo come strumento di supporto minimo, basilare, fondamentale. Non fate l'errore, come qualcuno fa, di andare subito al corso avanzato, dando per scontato che io tanto le nozioni del corso base le conosco. Spesso è un errore, magari a volte vi va bene, spesso è un errore metodologico. Quindi, primo, andate ovviamente a vedere i prezzi piuttosto che i contenuti, è il punto principale. Può bastare libro più corso base? Allora, come domanda, Luca, ti direi bastare a che? A prendere la sufficienza? Sì, se ti accontenti della sufficienza e di non vincere il concorso, sì, può bastare. Non diventerai dipendente pubblico, probabilmente, perché ovviamente ti troverai quello a fianco a te che oltre a questo ha letto altri libri o ha fatto altri corsi. Quindi dico che senza questo non vai da nessuna parte, secondo me. Senza libro e corso base vai da poche parti. Con questo ti fai già una buona preparazione, dopodiché però la devi approfondire o con altri corsi o con altri libri, perché altrimenti sei da 21, 22, 23, 25, 25 non si vince. La preparazione per un corso da dirigente, cosa deve aggiungere a quella per categoria D? Approfondimenti, articolo sentenze. Guardate, paradossalmente, io ho trovato molte persone che facevano concorsi per dirigente che sono falliti sulle nozioni fondamentali perché davano per scontato di fare livelli di approfondimento e magari gli mancavano le nozioni base, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo. Quindi io a chi me l'ha chiesto, gli ho detto parti con umiltà dal corso base. Anche per un concorso per dirigente, perché
Perché se non sai il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto degli enti locali, non puoi nemmeno apprezzare gli approfondimenti. Poi certo, da un dirigente ci si aspetta anche articoli e sentenze, ma vengono alla fine di questo percorso di formazione, che come vi dicevo non è molto diverso. Che tu faccia la categoria C o che tu faccia il dirigente, la materia è quella. Poi il livello di approfondimento, di specializzazione ovviamente può variare. Ma vi dirò una cosa paradossale. Molti pensano che il concorso per dirigente sia più difficile del concorso da categoria D, che è più difficile del concorso da categoria C. È l'opposto. Guardate che le domande dei quiz per categoria C spesso sono molto più difficili di quelle da categoria D, dove magari la domanda aperta illustri l'accesso civico e la differenza con l'accesso agli atti. È molto più semplice che non le fasi della spesa sono e c'è l'elenco. Quindi attenzione a non sottovalutare la categoria C, che probabilmente è la preparazione più difficile e più complessa. Ovviamente, la preparazione completa che io suggerisco, molti di voi me l'hanno chiesto, mi mandano email, messaggi, è quella fatta da un mix di corsi, che vanno dal corso base, e ce lo siamo detti, al corso di specializzazione sugli appalti. Allora, voi nel corso base troverete 3 ore sugli appalti. 3 ore non sono sufficienti ad approfondire questa materia. Ovviamente mi danno gli spunti per poter fare qualcosa. Qui ci sono 30 ore sugli appalti. Se volete giocare i jolly, questo è il secondo corso che consiglio immediatamente dopo al corso base. Guardate, più importante del corso avanzato. Più importante, infatti, la sequenza è base, appalti e avanzato. Il corso avanzato a cosa serve? Altre 30 ore per imparare a fare bene i quiz, per imparare a fare bene la prima prova a risposta aperta, per imparare l'orale, per approfondire delle materie che non puoi fare durante il corso base: la trasparenza, l'accesso, la privacy, la versione evoluta della materia degli appalti, dell'anticorruzione, del pubblico impiego, della contabilità, il 118. Quindi il corso avanzato approfondisce le materie del corso base e aiuta alla preparazione specifica delle prove concorsuali. In più, eventuale, è un corso proprio fatto di quiz, test, domande e risposta aperta, orale, proprio di esercitazione. Quindi chi è già a un livello molto avanzato potrebbe abbinarci questo. Chi si prepara nel co nella concorso per la sanità, c'è un corso specifico, che è il corso di preparazione concorsi, 13 lezioni di 30 ore nella sanità. Anche in quel caso consiglio di farlo precedere dal corso base enti locali e dal corso appalti, perché, come vi dicevo, rappresentano il substrato fondamentale per utilizzare al 100% il corso sanità. Ovviamente potete fare anche solo quello sanità, ma sia in questo caso, sia nel corso regionale, quindi il corso per la preparazione dei concorsi nelle regioni, anche qui 30 ore, è meglio farlo precedere dal corso base e dal corso appalti, così come il corso di polizia locale. Allora, la polizia locale è un submondo all'interno degli enti locali, anche dal punto di vista organizzativo. È un corpo, un comando separato che ha delle proprie regole dinamiche, ma si fonda sul diritto degli enti locali e applica la stessa normativa sugli appalti. Quindi, anche in questo caso, il consiglio è abbinare questi due corsi. Indicativamente, quindi, siamo sulle 100 ore di formazione, quindi un corso fatto dai 4 o 3 corsi, sono 40 più 30 più 30, sono circa 100 ore di formazione. Chi si prepara, ad esempio, in settori specifici, come i servizi demografici, consiglio, questo è un corso che sta sviluppando Andrea Bufarale, proprio sui servizi demografici. Allora lì nel bando, se è previsto quel profilo, quel ruolo, serve il corso base, vi consiglio sempre di fare il corso base. Serve il corso appalti, consiglio di farlo, ma qui c'è necessità di un approfondimento specialistico. Proprio nei giorni scorsi è uscito un pacchetto di lezioni che si abbina benissimo al corso base. Chi di voi ha fatto il corso base e è indeciso se fare il corso appalti, se fare il corso avanzato, se fare quello regionale, quello sanità, allora c'è questo modulo di 20 lezioni, prese un po' qui, un po' là, un po' dal corso avanzato, un po' dal corso appalti, un po' dal corso regione, un po' dal corso sanità, un po' dal corso sui quiz, che è un mix equilibrato di integrazione al corso base. Quindi potete
fare questa soluzione, anche se avete già preso il corso avanzato, perché se ci sono delle lezioni doppie, cioè che già trovate lì, le potete sostituire. Quindi date un'occhiata perché può rappresentare un utile sviluppo anche dal punto di vista del risparmio economico. Allora, come fare? Intanto, cosa consiglia per i concorsi nell'area tecnica? Allora, nei concorsi dell'area tecnica io consiglio questa soluzione qui. Base, appalti, avanzato. Le tre rappresentano il mix, diciamo, fondamentale per la preparazione del settore tecnico. Se per qualunque motivo non avete tempo, non avete disponibilità finanziaria, quello che deve essere, base e appalti, perché ovviamente l'ufficio tecnico la materia degli appalti la deve conoscere bene, perché ha implicazioni significative, lavori pubblici, programmazione, urbanistica e edilizia. Allora, andiamo a vedere le indicazioni su come usare i libri e come usare i corsi. Allora, questo è un mio decalogo per la preparazione ai concorsi. Primo, si compra il libro di testo, l'impiegato comunale, qualunque cosa, anche di altre edizioni. L'importante è scegliete un libro, battezzatelo come il vostro libro di testo, leggetelo una volta fino alla fine come se fosse un romanzo, senza tentare di capirlo. La prima lettura integrale del libro, senza prendere appunti, serve per definire il contesto, cioè per capire di cosa si sta parlando, per capire quali sono gli argomenti che io mi troverò davanti. Altrimenti, se partite con i video, partite con approfondimenti, non sapete ancora chi è l'assassino, non sapete il finale, non sapete se un argomento che state vedendo è importante o non importante. Voi troverete, per esempio, nelle pagine finali del libro dei richiami a concetti introdotti nelle prime pagine, quindi scoprite che anche quelli delle prime pagine sono importanti. Quindi, primo, una lettura integrale del libro. Quanto ci vuole? Circa 2-3 giorni, 4 giorni, ok? A botte di 200 pagine al giorno, come se fosse un romanzo, voi le vostre 3 ore le dedicate a leggere il libro. Quando l'avete finito, vi consiglio di vedere il corso integrale, ad esempio il corso base. Quindi guardate la lezione 1, guardate la lezione 2, guardate la lezione 3, scaricando magari le slide senza prendere appunti aggiuntivi. Quindi in quella fase voi state sviluppando, approfondendo la materia. Dopodiché c'è la seconda mandata, cioè dopo la lettura del libro e aver visto tutto il corso, si prende la prima lezione video e la si affianca ai capitoli del libro. Video, libro, video, libro. Quelle 3 ore di lezione vi dureranno 6 ore perché metterete pausa, andate a vedere il libro, ripartite con il video, riguardate il libro, eccetera, eccetera. E lo fate per ognuna delle 13 lezioni. Ecco perché vi dicevo, guardate, i tempi sono lunghi, ma questo è il metodo corretto perché il vostro cervello ricorsivamente apprende nozioni in maniera sempre più completa. Attenzione, fino a questo livello buttate via tutti i testi normativi, non cercate le leggi, non fate quiz, non fate altro che leggere il libro e i video. Poi, quando avete rivisto tutte e 13 le lezioni con il libro a fianco, iniziate a leggere le norme. Andate all'articolo X del testo unico degli enti locali, all'articolo Y della 165, all'articolo Z di un'altra cosa e ci integrate i testi normativi. Poi iniziate a esercitarvi sui quiz. I quiz sono un modo anche distensivo per esercitarsi, però non li fate a cavolo, non li fate con, diciamo, con troppa enfasi. Ok, adesso mi sparo 200 quiz di fila. Vanno fatti con metodo. 30 quiz in 30 minuti, con il cronometro alla mano, ben equilibrati, mi esercito e guardo il risultato. Le prime volte guardo il risultato, ma dovete andare anche a cercare poi nel libro e nei video il perché della risposta giusta. Questo è un buon metodo di preparazione. Quindi non si fanno i quiz per arrivare a prendere mediamente 27-28, perché poi andate all'esame e prendete 22. Si fanno i quiz per corroborare e rafforzare la preparazione. Quindi si risponde e poi si va a cercare il perché della risposta giusta e il perché delle risposte sbagliate. Solo dopo essersi esercitati con i quiz si prova le domande a risposta aperta, che sono un pochino più complesse. Qui siamo in una fase veramente evoluta della preparazione. Io vi sconsiglio di farlo durante il corso base. Si fa dopo aver fatto il corso avanzato, perché a quel punto
ho la preparazione adatta per non scrivere sfondoni, usare un linguaggio giuridico adeguato, essere più produttivo. Quindi, diciamo, mentre i quiz potete iniziare già il terzo o quarto mese, le domande a risposta aperta dopo, un mesetto dopo. La preparazione all'orale ancora dopo. Sulla preparazione all'orale vi consiglio di trovare qualcuno con cui ripetere, perché uno degli errori che si fanno è ripetere da se stessi. Allora, ripetere da se stessi, premesso che comunque va fatto ad alta voce, quindi abituatevi a parlare ad alta voce, qual è il rischio? È che dei concetti che avete imparato in modo errato, ripetendoli da voi non vi correggete, perché per voi sono giusti. Quando ripetete con qualcun altro, A, l'altro vi può correggere se ritiene che ci siano errori. B, l'altro vi può segnalare che lui ha imparato altre cose che voi non avete detto. Quindi si integra la preparazione. Quindi fate questo sforzo di prepararvi con chi è su per giù al vostro livello. Ecco perché sono state create le stanze di WhatsApp per corso, per mettere quelli su per giù che preparano le stesse cose in grado di potersi coordinare, e so che molti di voi stanno già facendo le aule, diciamo, in autonomia, le aule virtuali, per ripassare e prepararvi all'orale. Alla fine, quarto, quinto, sesto mese, iniziate a cercare i commenti e gli approfondimenti monotematici. L'articolo che parla delle ordinanze sindacali illegittime in base al coronavirus, l'articolo che parla dei limiti costituzionali del DPCM, l'articolo che parla dell'accesso agli atti dei consiglieri comunali alla luce del percorso giurisprudenziale YZ, cioè approfondimenti specialistici che vi danno i jolly da usare, ma qui veramente siamo a livello di preparazione ultra evoluta. Poi riguardate nuovamente l'intero corso. Il corso minimo lo dovete guardare 3 volte, perché scoprirete: la prima volta vi dà il 30% di nozioni, voi il 70% delle cose che dico non le apprezzate alla prima visualizzazione; la seconda volta, con il libro a fianco, apprenderete il 70% delle cose, ma ve ne rimangono oscure il 30% perché sono quegli approfondimenti che poi farete soltanto da ultimo. L'ultima visualizzazione capirete anche delle allusioni, degli avverbi, delle pause che faccio nella esposizione, che ovviamente non c'era tempo, soprattutto nel corso base, di potervele esplicitare. Allora, a quel punto siete all'ottimum della preparazione. Quindi l'invito è: andate nel gruppo Facebook gratuito, aperto anche a chi non ha comprato nessun corso, quindi anche a chi sceglierà la strada del tutto gratis, dove trovate, oltre alla videoregistrazione di questo commento, materiale che vi ripubblico. In realtà è già attivo da un anno e mezzo questo gruppo, tempo fa l'ho pubblicato la roba, adesso lo pubblico nuovamente. Anche per il corso appalti bisogna seguire il punto 2 e 3. Sì, certamente. Quindi anche per il corso sugli appalti vi invito a leggere la parte degli appalti sul libro, che sono poche pagine, di solito sono una trentina di pagine. Guardare i video la prima volta senza prendere appunti, soli con le slide, e poi andare magari lezione, libro, norma, lezione, libro, norma. Anche se vedrete che nel corso appalti io riproduco la maggior parte delle norme nelle slide che vi interessano, quindi quelle che non sono citate normalmente sono secondarie, quindi non avete bisogno di altro, di affiancamento. Però ecco, questo metodo vale per il corso base, il corso avanzato, il corso appalti, il corso sanità, il corso regione. Quindi si diceva il gruppo Facebook, il sito dove registrarsi e prendere i corsi gratuiti. Questi sono gratuiti, quindi chi ve lo fa fare? Prendeteli e scaricateli comunque, questi. E per qualsiasi cosa, questi sono i miei contatti. Io chiudo con questa massima di Sallustio, quisque faber fortune sue, che è: non discutete troppo su "ma adesso i concorsi li faranno con le prove più difficili, ma adesso ci saranno le preselettive, ma se fanno domande sul bilancio e la contabilità io sono fregato". Chi è bravo vince. Non può trovarsi scuse nelle procedure, nel coronavirus, nel fatto che lui, ma queste sono scuse che vi date a voi stessi per giustificare un fallimento. Non lo fate, non seguite nessun corso che sto seguendo. Quindi,
Ognuno è artefice della propria sorte. Non esistono concorsi truccati o anche se esistono, fregatevene perché tanto non ci potete fare nulla. Voi dovete prepararvi al meglio per vincere. E non c'è scusa che giustifichi un'eventuale sconfitta. Come si prepara il secondo scritto? Il corso avanzato. Quindi se volete prepararvi bene per il secondo scritto, questo è il corso fondamentale. Ovviamente, se volete fare il percorso gratuito, andate sul sito Amministrazione Trasparente del comune dove state preparandovi, dove vi siete iscritti, scaricate le delibere di giunta, le delibere di consiglio, le determine dirigenziali e imparate a vedere come sono strutturate. Quindi, questo è il percorso, diciamo, a pagamento, quell'altro è il percorso gratuito. Scegliete voi. La redazione degli atti del comune sono uguali alla regione? Diciamo che hanno un 70% di similitudine. Ovviamente cambiano le materie e cambiano anche le tipologie, perché la regione ha una struttura, una ripartizione delle competenze un po' particolare, per cui chi fa il corso regione vedrà che nella redazione degli atti ho fatto delle precisazioni. Quindi il corso avanzato è fondamentalmente strutturato sugli enti locali. Nel corso regione, così come nel corso sanità, gli atti delle ASL sono diversi da quelli delle regioni, diversi da quelli degli enti locali. Quindi in ogni corso tematico voi trovate la specificità tematica. Questa è la struttura di base. Quindi il corso avanzato mi fa capire com'è la struttura di base. Poi riesco anche da solo a vedere le differenze fra una determinazione dirigenziale di un comune e una determinazione di un dirigente regionale. Vediamo se ci sono altre domande prima di congedarvi e concludere. Mi sembra che si sia detto abbondantemente tutto e quindi con un in bocca al lupo e un viva al lupo ci vediamo sicuramente sulle pagine che vi ho illustrato. A presto, ciao!